13 agosto 1899. Nasce a Leytonstone, nel sobborgo di Londra, il maestro del brivido, Alfred Hitchcock. Esordisce come regista cinematografico nel 1925 con Il giardino del piacere, diventando in circa 10 anni regista di punta del cinema inglese. Chiamato a Hollywood, Hitchcock vi si trasferisce negli anni 40, firmando la regia di numerosi film di successo. Fra questi, Il sospetto, La finestra sul cortile, La donna che visse due volte, Intrigo internazionale, Psycho e Gli uccelli. La sua ultima pellicola, Complotto di famiglia, è del 1976. Hitchcock muore a Los Angeles il 29 aprile 1980. Nei miei film io ho sempre messo come eroe il piccolo borghese, l'uomo medio, così il grande pubblico si può identificare nell'eroe, nel protagonista, e può pensare che la paura che sente il protagonista, l'emozione del protagonista, sono le sue. Il regista Hitchcock è passato per Milano e subito, naturalmente, ha voluto visitare la Scala e il museo della Scala. Abbiamo seguito Hitchcock e davvero ci sembrava di seguire uno dei suoi personaggi. Hitchcock, oltre che un grande regista, è anche un grande attore. Chissà, forse stava inventando un nuovo personaggio. L'ultimo film di Hitchcock si titola Il sipario strappato ed ecco che Hitchcock si è messo a passeggiare adesso di fronte al grande sipario della Scala. Forse sta già pensando ad un altro film, un film che potrebbe anche intitolarsi, chissà, proprio Il sipario della Scala. Ma lasciamo il grande regista solo, lasciamolo sbizzarrire nella solitudine della grande platea della Scala. Chissà. Forse stanno così nascendo le idee del prossimo film. Dopo la Scala, Hitchcock è andato a vedere il Castello Sforzesco ed è entrato nella grande sala delle armature antiche. Signor Hitchcock, lei appare in tutti i suoi film. In tutti i suoi film vediamo Hitchcock in scena, ma soprattutto lo vediamo all'inizio del film. Perché lei appare? Perché sempre all'inizio del film. Well, it started many years ago. Questa storia è cominciata nel 26, quando non avevamo molti attori. E così noi facevamo delle piccole parti, ma naturalmente ho voluto fare soltanto delle piccole parti. E adesso io entro nei film soltanto all'inizio, perché ormai tanto il pubblico sa che ci devo entrare, quindi è meglio che mi veda subito, sennò mi aspetta e perde poi interesse al resto della storia.